giovanissima in concorso al Festival di Sanremo, ovviamente nella sezione giovani. Se non ho capito male, quest'anno ha anche la maturità. Elena Faggi, ciao, buonasera. Ciao, ciao. Maturità ancora da dare, giusto? Eh sì, questo è l'ultimo anno. Quindi tu a Sanremo da brava hai portato i libri. Li ho portati a prendere la polvere. Infatti, però l'intenzione c'era, dai, insomma, meglio che niente. Quello c'era. Va bene, non parleremo di scuola, quella magari penserà in un altro momento. Adesso c'è ancora da godere, credo, l'atmosfera che hai potuto assaggiare sul palco dell'Ariston. Ti chiedo subito, com'è stato? È stato magico, davvero. Salire su quel palco, avere un'orchestra intera che suona la tua canzone, è fantastico. Tu sei una ragazza votata un po' all'arte, nel senso che hai studiato danza, canto, suoni diversi strumenti, conosci anche diverse lingue, studi poi al liceo linguistico, so che scrivi anche in inglese, quindi sì. Credo di poter dire che è da tutta la vita che vuoi fare questo lavoro. Sì, da sempre. Infatti io ho iniziato da piccolissima questo approccio con la musica, poi in realtà la mia primissima canzone l'ho scritta a 15 anni in inglese e Che ne so è la mia prima canzone scritta in italiano. È la prima volta giustamente per il festival. Tu hai anche calcato un altro palco molto interessante, chiaramente non facciamo il paragone col festival perché si tratta di un'altra cosa, ma sicuramente molto mainstream, che è quello di Italian's Got Talent. Se sì. Non ricordo male, Golden Buzz della Letizetto, ma eri però con tuo fratello. Sì, ero con mio fratello Francesco. Quando abbiamo registrato l'audizione avevo 14 anni e poi dopo invece in finale, quindi sì, è stato, ero piccolino, però è stata un'esperienza davvero importante. Hai un rapporto molto speciale con Francesco, quindi è sempre con te. Sì, ma anche a Sanremo è con me, infatti era sul palco a suonare il pianoforte al mio fianco in quanto arrangiatore del mio brano. Diciamo che siamo sempre legati quando facciamo i nostri pezzi, anche se poi ognuno scrive le sue canzoni e magari qualche volta facciamo un pezzo insieme. È molto bello perché ci sta, insomma. Due fratelli, come ti vedi di qui in avanti? Viste le tante cose che comunque hai studiato, stai studiando, ti vedi continuare negli studi, parlo proprio di formazione, cioè università per intenderci, continuare il percorso artistico a livello di canto, tornerai a ballare, il teatro, cosa vorresti fare? Allora, qualche mese fa avrei risposto, vorrei anche continuare l'università, eccetera. Però in realtà io lo so già qual è la cosa che voglio fare. Io è continuare a condividere la mia musica, lavorare su quello, mi piacerebbe anche lavorare nel cinema e quindi voglio fare di tutto perché si avveri il mio piano A, che è questo. E probabilmente mi dedicherò in generale all'arte, vorrei fare dei corsi per approfondire le mie varie passioni e arrivare più sul tecnico. Lavoriamo di fantasia, a livello musicale almeno, se no troppi campi ci perdiamo un attimo. Lavoriamo di fantasia, Elena di qui in avanti vorrebbe collaborare con? Allora, italiani fra Quintale perché lo adoro, invece americani mi piacerebbe molto collaborare con Tiran, Billie Eilish, beh comunque si sogna in grande e... Her, che è la mia cantante preferita pop R&B americana. Non bisogna mai sognare in piccolo, perché i sogni ci permettono di volare altissimo. Se voliamo basso nei sogni, invece altissimo. Quindi chissà, magari la prossima volta al Festival di Sanremo come ospite in duetto con Billie Eilish, quando torneremo nelle condizioni per cui si può calcare un palco insieme, si può avere la platea piena. A proposito, così poi chiudiamo anche questo discorso, com'è stata l'esperienza di cantare di fronte a nessuno, se così si può dire, tolto ovviamente l'orchestra? Beh, diciamo che è stata un po' particolare, perché non sentire il calore del pubblico è strano e allo stesso tempo è strano cercare di visualizzare e realizzare che milioni di persone in realtà ti stanno guardando. Infatti spero presto, cioè spero che questo sia il primo e ultimo festival così. Lo speriamo davvero tutti, per tutta una serie di ragioni, anche perché vorrebbe dire un ritorno alla normalità. Arriviamo a voi otto finalisti di Sanremo Giovani in gara.
e con altri abbiamo chiacchierato della chat tutti tamponati, quindi molti mi hanno raccontato che c'è comunque tranquillità tra di voi, alla fine è un percorso che state facendo insieme. Pensi con qualcuno di questi di rimanere in particolare, c'è qualcuno con cui hai legato di più, con cui pensi che il legame possa andare oltre questo Sanremo? Diciamo che le ho trovate tutte persone molto sincere e questo mi ha fatto tanto piacere, perché al di là di essere artisti bravissimi, a mio parere, comunque sono persone che al di là della competizione riconoscono che sei bravo e allo stesso tempo sono disposti anche a fare amicizia. Diciamo che più che altro, vabbè, conosco i Dell'AI perché hanno fatto Aria Sanremo insieme a me, e a pelle simpaticissimi podcast e shorty. Ok, e speriamo, chissà, magari che venga, che nasca qualcosa anche da questo, dal dopo Sanremo Giovani, perché no? Io ti ringrazio tanto, Elena, per essere stata con noi, ti auguro un super in bocca al lupo per la tua carriera, che tu diventi attrice, cantante o, come spero accada sempre più spesso in Italia, entrambe le cose senza problemi uno possa farle insieme, perché sai che noi abbiamo un po' questa tendenza, adesso si è bloccata lì, chissà se mi senti? Sì, sì, okay. Tutto. In Italia c'è un po' la tendenza a vedersi solo sotto un profilo, cioè sei cantante, esatto, devi fare il cantante, sei attrice devi fare l'attrice, e se provi a fare altro, insomma, ti vieni guardato un po' male. In realtà sono un po' di anni che accade invece che si vede certi personaggi tentare e riuscire, parlo anche di donne, vediamo, pensiamo a Elodie ieri sera che secondo me ha fatto qualcosa di meraviglioso, ti auguro questo. Grazie, grazie mille. Un bacio grande e in bocca al lupo. Un bacio. Ciao Elena. Ciao. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Enka Plast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.